Ciao a tutti bambini e ragazzi, io sono Angela e oggi vi leggerò La cicala e la formica. C'era una volta un'estate calda, calda e una cicala a cui non piaceva né sudare e né far fatica. L'unica cosa che le piaceva fare era cantare tutto il giorno. Sotto il ramo dell'albero, dove si stava sdraiata comoda la cicala, passava avanti e indietro una formica, tutta indaffarata a portare sulla schiena un sacco di cose, pezzetti di cibo, sassolini, legnetti. La cicala, vedendo quanto era sudata la formica, iniziò a prenderle il giro. Vieni qua su, signora formica, fa più fresco e mentre ti riposi, cantiamo insieme qualche canzone. E così dicendo iniziò a cantare la 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 la. Grazie mille per l'invito, signora Cicala, ma io sono molto indaffarata a mettere via provviste per l'inverno e a sistemare la mia casetta per proteggermi dal freddo, quando arriverà. E così dicendo, continuo ad andare avanti e indietro per il prato indaffarata. Ma l'estate è ancora lunga, continuò la cicala, e l'inverno è ancora così lontano. Non preoccuparti adesso, ci sarà tempo più avanti per mettere via le provviste. La formica scosse la testa. E continuò imperterrita il suo lavoro senza più badare alla cicala. Fai come vuoi, formica mia. Intanto mi godo questa meravigliosa giornata standomi qui rilassata a riposare. E la cicala riprese a cantare un'altra canzone. Bo 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 bo. Ma i giorni e poi i mesi passano veloci ed ecco che puntuale arriva l'inverno col suo freddo e col suo ghiaccio. La cicala vagava per i prati e i campi, recuperando qua e là qualcosa da mangiare e riposandosi dal freddo dove poteva. Vagando, vagando, una sera in cui il buio era sceso molto presto, incontrò una piccola casetta con la finestrella illuminata. La cicala aveva tanta fame e tanto freddo, così bussò alla porta. Toc. La porta si aprì e uscì la formica. Quella era la sua casetta, costruita con fatica durante tutta l'estate. Dall'interno si sentiva arrivare un bel calduccio e un odorino così invitante di cibo. Buonasera, signora Cicala. Cosa ti porta qui da me? Buonasera, signora Formica, rispose tutta infreddolita la cicala, tremando nel leggero cappottino che aveva addosso. Ho freddo, ho fame e non ho un tetto dove stare. La formica guardò la cicala e con compassione a signora cicala. Come ricordo bene, le calde giornate d'estate in cui mentre io faticavo per mettere via le provviste e costruirmi una casa, tu, beata sul tuo ramo fresco e all'ombra, cantavi e cantavi. Beh, facciamo così. Entra per questa volta, ti aiuterò e ti darò da mangiare e un letto per dormire. Tu però prometti che la prossima estate mi aiuterai a fare provviste. La cicala imparò la lezione e promise che avrebbe fatto la brava e ringraziò di cuore la formica per l'aiuto.